modalità di prima, senza che vi richieda Toninelli. Contrario. 40. Contrari. Invernizzi. Favorevole. La Russa. Favorevole. Grazie. 30.100, Toninelli. Mi rimetto all'Aula. D'accordo. 40. Favorevole. Invernizzi. Contrario. La Russa. Rimetto all'Aula. D'accordo. Ne abbiamo due identici, 30.4 e 30.5. Prego, Toninelli. Mi rimetto all'Aula. 40. Favorevole. Invernizzi. Favorevole. La Russa. Mi rimetto all'Aula. Allora, siamo al 30.6 Invernizzi. Toninelli. Mi rimetto all'Aula. 40. Favorevole. Vernizzi, Favorevole. La Russa. D'accordo. Mi rimetto all'Aula. Allora il governo, sottosegretario Scalfarotto, prego. Grazie Presidente, i pareri sono tutti contrari in conformità a quelli dati dal relatore di maggioranza. Va bene, grazie. E allora cominciamo con il 30.1 Cecconi, 30.2 D'Attore, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole 5 Stelle, sì. Contrario Lega Nord, favorevole Fratelli d'Italia. Se nessuno intende. Sì, deputata Nicchi, prego. Grazie Presidente. Mi riferisco, mio intervento, all'emendamento 30.2 e 30.100, che sono emendamenti con cui il gruppo di Sinistra Italiana vuole cancellare la scelta sbagliata operata dal Senato, che ascrive nel cosiddetto regionalismo differenziato le disposizioni generali e comuni sulle politiche sociali. Infatti, il nuovo disegno di riforma costituzionale ha previsto la possibilità di attribuire, su richiesta delle regioni, oltre quelle a statuto speciale e regioni che si dice siano in equilibrio di bilancio,